Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Quest'oggi, ricordiamo, è il mercoledì santo. Siamo alla vigilia del Triduo Pasquale e la nostra attenzione va davvero al mistero centrale della nostra salvezza, quello del Signore morto e risorto per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo Spirito. Preghiamo con le parole del Salmo 68, il Salmo responsoriale che ci propone la liturgia della Messa di oggi. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti all'angolo che spero in tutte le vostre case ci ricordi il mistero pasquale, apriamo il Vangelo. Il capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni. Dal capitolo 13 inizia il racconto della passione del Signore con l'episodio della lavanda dei piedi. Domani, giovedì santo, rifletteremo su questo episodio. Oggi voglio leggervi il brano a partire dal versetto 12 di questo capitolo 13, cioè da quando Gesù, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, dopo aver compiuto questo gesto per loro inaspettato, addirittura inaudito, lo spiega, dice loro che cosa significa. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, versetti 12-20. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Parola del Signore. Ho scelto questo brano oggi per una parola che vi è contenuta. Maestro, Gesù dice, voi mi chiamate il Maestro, il Signore, e dite bene perché lo sono. Ho fatto la scelta di riferirmi ad un brano dove Gesù si proclama Maestro perché oggi voglio parlare a tutte le persone del mondo della scuola, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale, naturalmente agli alunni stessi. Oggi è l'ultimo giorno di scuola, anche se in questo periodo la nostra scuola ha assunto forme diverse, ma io credo non meno efficaci, perché chi sa insegnare sa usare tutti i mezzi e li escogita e si aggiorna, e chi vuole imparare, ecco, si mette a disposizione di tutto ciò che può costituire per lui scuola, possibilità di nuova conoscenza. Il mercoledì santo di solito è il giorno in cui si interrompono le lezioni, in cui in alcune scuole c'è un momento di preghiera e di festa, quello che tempo fa si chiamava il precetto pasquale. Quante volte, da docente di religione ad Andria, ho celebrato proprio in questa giornata il precetto pasquale, che naturalmente precetto, comando non è, ma invito del Signore Gesù alla sua mensa, al mondo scolastico, nella prossimità della Pasqua. E qui a Cerignola, ogni anno, il martedì santo, sarebbe stato appunto ieri sera, abbiamo avuto la celebrazione della Pasqua della scuola. Cari amici e amiche del mondo della scuola, Gesù si faceva chiamare Maestro, perché rientrava nella categoria e aveva lo stile dei rabbì, coloro che insegnavano la legge del Signore. E i rabbì erano uomini che avevano un'autorità. Gesù non ha solo autorità, ha anche autorevolezza, quella che gli viene dall'amore. E quando compie il gesto della lavanda dei piedi, lascia stupiti i dodici. Anzi, uno di loro rimane addirittura indispettito, fa resistenza. Simon Pietro dice: Signore, tu non mi laverai i piedi in eterno, cioè non mi laverai mai i piedi. Per loro era impossibile che un maestro compisse un gesto del genere. Ma cari docenti, care persone che lavorate nella scuola, sapete bene che ogni insegnamento va accompagnato da gesti, altrimenti le cose che trasmettiamo ai ragazzi, ai giovani, risultano aride. La differenza fra un docente e un maestro è grande. Il docente ha qualcosa da insegnare. Il maestro insegna con la vita, oltre che con le parole e con la sua cultura. Il maestro è una persona che rimane tale per sempre. Ecco, voglio indicare a voi Gesù come il maestro dei maestri, come il modello di ogni docente, come l'ispiratore di ogni metodo pedagogico. E penso a voi che in questo periodo avete dovuto percorrere vie nuove per raggiungere i vostri giovani. Le piattaforme, le lezioni online, le verifiche. Alcuni amici mi hanno detto che sono davvero molto impegnative, vi fanno onore. E io vi dico grazie. Forse qualcuno, pensando che voi
siete stipendiati, non ritiene di dover dare questo supplemento di riconoscimento, la gratitudine. Io spero che in questo periodo ci rendiamo conto tutti quanti che la gratitudine è importante, perché non importa semplicemente quello che si fa, importa come si fa. E Gesù è stato in mezzo ai suoi come un maestro che si è piegato sulle loro estremità, cioè si è abbassato al loro livello per mostrare che lui, maestro e signore, è voluto stare in mezzo ai suoi come colui che serve. Cari docenti, il vostro è un servizio. E lo so, in classe ci sono dei ragazzi che ci danno soddisfazione e ce ne sono altri invece che ci danno tanto grattacapi, tanto fastidio, tanti grattacapi. Magari sono quelli che non seguono e noi istintivamente non ci sentiamo grati nei loro confronti. Penso anche a coloro che in questo periodo, non potendo disporre a casa di mezzi che permettessero di comunicare con la scuola, ad esempio un computer, non hanno potuto seguire le lezioni e hanno perso parte di quella esperienza fondamentale nella vita che è la scuola. Vi esorto a raggiungere anche loro, perché non siano quelli che Don Tonino Bello chiamava i drop out, cioè quelli che cadono da un carretto come una arancia che viene schiacciata poi sulla strada. Sappiate recuperarli in ogni modo. Gesù insegna a tutti quanti noi ad essere dei veri maestri. Insegni soprattutto a voi la bellezza, l'ebbrezza di trasmettere i saperi e con i saperi la vita. Alla pagina del Vangelo e al mio commento voglio accostare la lettura di un autore che altre volte ho citato, un vostro collega, Alessandro D'Avenia, che divide la sua vita fra la docenza e poi la scrittura di libri nei quali trasporta tutta quella che è la sua esperienza. Egli scrive: la più bella definizione di maestro che io conosca si trova nell'incontro tra Dante e Brunetto Latini. Il poeta dice al defunto maestro che nella sua mente è fitta e orma ancora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uomo s'eterna. Ricorda con affetto quindi il maestro come una figura paterna. Maestro è chi dà la vita, uomo o donna che sia. Egli è grato perché adora, cioè in maniera costante, in termini di quotidiano orario scolastico, gli insegnava, e questa espressione è bellissima, come l'uomo s'eterna, cioè come l'uomo diventa immortale, come l'uomo acquisisce qualcosa che rimane per sempre. Parole che indicano l'immortalità dell'anima, ma in senso più ampio, la ricerca radicale di ogni uomo. Attingere a una vita che non si rovina, ma sempre si rinnova all'altezza del desiderio umano. Brunetto Latini si rammarica con Dante e dice: figlio mio, se io non fossi sì per tempo morto, dato t'avrei all'opera conforto. Egli avrebbe voluto continuare a prestare servizio, come si dice con lampante verità anche in un burocratese scolastico, alla vita dell'allievo. Maestro è chi riconosce l'opera che l'altro deve fare e la serve con la sua vita. Sono belle le parole di Dante nei confronti del suo maestro: mi insegnavate come l'uomo s'eterna, ma sono belle le parole del maestro nei confronti dell'alunno, e cioè, ecco, t'avrei dato all'opera conforto.
sostenuto, perché un vero maestro non è geloso del cammino, del progresso, del sapere del suo alunno. Vuole stargli vicino e anche quando è lontano gioisce per quella pianta che sta crescendo, alla quale ha contribuito a dare qualcosa. Cari docenti, che il Signore vi benedica, che questi giorni di riposo possano davvero rinfrancare le vostre forze e prepararvi a quest'ultima parte dell'anno scolastico che si preannuncia sotto certi aspetti incerto, ma non sarà davvero incerto il vostro impegno e la vostra capacità di incidere anche in un momento storico come questo nella vita dei vostri cari alunni. Affidiamo tutto il mondo della scuola al Signore dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E ora ce la affidiamo a Maria Santissima, chiedendogli che il contagio si fermi. Ieri avevamo una buona notizia per quanto riguarda Cerignola, cioè che non era aumentato il numero dei contagiati. Chiediamo alla Vergine Santa che la discesa di questa china continui verso naturalmente il punto nel quale potremo dire non c'è nessun contagiato. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita, ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa, a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. Cari fratelli e sorelle, vi do appuntamento questa sera alle ore 19, l'orario nel quale avremo celebrato la Messa Crismale. Presiederò i Vespri in cattedrale e lì darò il mio augurio per vivere bene questo triduo santo nelle nostre chiese domestiche. Vi ricordo anche che da domani, giovedì santo, potrete preparare questo momento e quindi ricorrere allo strumento già da adesso, ascoltando il video che ha preparato Don Giuseppe Ciarcello, particolarmente adatto a quelle famiglie nelle quali ci sono dei bambini, ma utile davvero anche a tutti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.